una bella giornata di sole e noi ci stiamo recando al Granillo. È l'8 di giugno e il Granillo pullulerà di gioventù. Ci sono i bimbi. Oh. Partiamo, entriamo e vediamo di cosa si tratta. C'è lui. Poi vorrei dire una grande cosa anche, e ci tengo a sottolineare che quest'idea che ha avuto sempre, grazie Giulia. Bella cosa hai organizzato, Rocco. Grazie alla dirigente. Io non ho organizzato nulla. Chi è che lo organizza? Tanto c'è, vedete, la professoressa Barberi che è il dirigente dell'istituto complessivo Carducci da Feltra. Qui ci stanno 1500 bambini, alunni, studenti della secondaria a festeggiare la fine dell'anno scolastico, ma soprattutto ci terrei a sottolineare che l'iniziativa è un'iniziativa di solidarietà, beneficenza per il reparto di neonatologia del GOM, del grande ospedale. Però adesso vedi, ufficializziamo tutto. Una volta, quando finiva l'anno scolastico, noi alunni festeggiavamo e i nostri padri non volevano. Esatto, festeggiavamo solo noi perché finiva la scuola e ce ne andavamo in vacanza e per tre mesi non tornavamo. Ci fanno tutto, è meglio oggi la scuola. È meglio oggi e devo dire che noi rimpiangiamo la scuola, i tempi della scuola. Certo, certo. Adesso andiamo, ecco, adesso andrò io che sono la stampa per conta. Ecco. Tu non sei, tu non sei, io conto pure, tu non sei in veste di giornalista oggi. Oggi. No, no, oggi sono contento di stare qua in mezzo ai bambini, come te, pure un bambino. Certo, io divento bambino come te. Bambino, che classe fai? Sei stato promosso? Al quinto elementare. 33 anni. Ti bocciano sempre, ma tu sei affezionato alla scuola e quindi ti fai bocciare apposta, vero? Apposta. Che c'è? Dove sei? In quale reparto sei? E poi anche una nonna. Qua sono il qua, torna a posto. Ciao. Salute. Come stai? Bene. Il fratello di Peppa Auspici. Ecco, i bambini di una volta e i bambini di oggi. Ecco. Lei festeggiava quando finiva l'anno scolastico? Sì, anche noi festeggiavamo in un altro modo. Comunque è molto bello, ringrazio l'Istituto. L'Istituto Carducci di aver voluto organizzare questo evento di sport e solidarietà. È un momento importante perché, come dire, educare i ragazzi alla solidarietà, alla socialità è un fatto importante, alla pace è un fatto importante perché li aiuta a crescere nella legalità, li aiuta a crescere anche nel benessere. E per questo ringrazio tutto lo staff dell'Istituto Carducci, gli insegnanti e la dirigente per aver organizzato questo grande evento. Uno scenario spettacolare, vedere tutti questi ragazzini allo stadio Granillo è qualcosa di molto bello. È bello, è bello, è bello. Che crescano molto meglio di come siamo cresciuti noi. Sicuramente, eh? Sono lontani anche dai telefonini e questo fa piora. Sì che possono crescere ancora. Piora. Ma lo lasciamo sempre lontani dai telefonini. Grazie.
siete le insegnanti. C'è un bambino che sta fumando. Veramente? Non ci grido, non ci grido. No, assolutamente. Bella questa iniziativa, bella. Bellissima, vero? Sì. E vabbè, siamo noi della scuola Carducci, ci distinguiamo comunque. Siete siamo bravi. Una scuola d'eccellenza. Ciao! Fate i bravi! Chi è il più bravo? E quello più monello? Ma incendiano le carte, no, a scuola, no? No, assolutamente no. Bravi? Sì, sì, sono bravi. No, bravi, i bambini sono bravi. Sono bravi i bambini. Bravi, hanno aperto loro. Adesso i bambini si siedono, ci sarà la coreografia di quarta e quinta della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria. Coro azzurro. Intanto anche grazie alla stampa, al Federuffici, facciamo un bel applauso ai nostri amici. No, grazie, grazie, grazie. Ci siamo? Coro azzurro. Vai Peppe! Mettetevi in posizione! Mettetevi in posizione! È una frase non lo so, voi sapete, cioè non lo so. Mettersi in posizione! I ragazzi delle medie in posizione! Ci sono, vai, vai, vai Peppe! Vai Peppe! Alla tastiera! Il professore Spanò! Il mitico professore Peppe. Spanò! Vai Peppe! Vai Peppe! Vai Peppe! Dell'Istituto Comprensivo Carducci da Feltre, che a conclusione della fine dell'anno scolastico hanno pensato di fare un gesto grandissimo di solidarietà, donando 9.000 euro all'ospedale nostro neonatologia, reparto neonatologia, per acquistare un apparecchio di cura di ultima generazione. Come si diventa supereroi? Si diventa supereroi diventando protagonisti della vita, vivendo la vita fino in fondo, lottando anche quando si fa fatica, rimanendo svegli, lottando per i diritti, per i propri diritti e per i diritti dei più poveri, dei meno fortunati. Grazie.
anni di pace anche facendo sport. È una bella scuola. Ed ora non poteva mancare, cari ragazzi, un inno speciale che sia di augurio alla nostra squadra del cuore. La cantiamo tutti insieme, l'inno della regina. Bandiera ci vuole, ci vuole, ora torneranno di nuovo. Vai con la merenda, vai Leo, sventola. E poi provvederanno i professori. Dopo la merenda, ha fatto merenda lei. Siete stati bravi quindi. Grazie. Avete organizzato una bella cosa, avete raccolto bei soldini. Grazie, grazie. Siete stati bravi, cioè parlano male però, parlano male. No, che importa, a noi ci piace, la critica è costruttiva. E noi la svolgiamo sempre in chiave positiva, la critica aiuta, è una pista di miglioramento, quindi ben venga. Ben venga, no no, vabbè, una bella manifestazione che naturalmente raddoppia quella che avete fatto. Sì, sì, eh? Sì, è la conclusione dell'anno scolastico, però assume un valore aggiunto perché appunto è un'iniziativa dei bambini per i bambini. E quindi questa iniziativa Gli Artigiani della Pace sulle ali della solidarietà assume questo grande significato e io spero di vero cuore che questo sia solo l'inizio e che queste iniziative vengano disseminate, perché le buone pratiche devono volare alto. Perfetto. Soprattutto nel nostro territorio. Grazie. Grazie. Attenzione, non rovinate campo però, eh? No, è tutto sotto controllo. Perché se no basta, eh? No, lo so, no, ma è tutto sotto controllo. Controllo. Questo ringraziamo anche la società Regina Calcio, oltre all'amministrazione comunale e tutta. Tutte brave, sono tutti bravi. I più bravi, sì, sempre noi. E vabbè, però. Sono loro, i bambini sono i bambini. I bambini sempre. Panchina Rocco. Hai mangiato la merendina? Sì, oggi ne abbiamo 8, noi non dobbiamo parlare di regina oggi, no? No. Aspettiamo una sorpresa, un ospite. Sì. Chiederemo che è un calciatore. Ah, ci sarà un calciatore della regina oggi. E allora sì. Chiederemo sull'omologa. Chiederemo sull'omologa, chiederemo anche chi sarà. Chi sarà il nuovo, il vecchio. Allora Rocco sa, che non ve lo vuole dire, Rocco sa, non me lo dico. Perché pure lui è la stampa che conta. Vediamo chi sarà il nuovo. Diamo intanto il granillo. Sì, intanto il granillo c'è. Granillo. Grazie Rocco, aspettiamo. Chi sarà seduto lì? Sì. Secondo me tu sai, ci sarà, lo sai. Ci sarà seduto lì. A me interessa questo stato qua. La pace. La pace. Comus. Pax et bonum. Et bonum. Pace.
Pace e bene, 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 sì. Parente del Papa, del Pontefice. Sì, sì. Parente, è la cugina. Ecco. Pace, pace, ci vuole la pace, la pace. Non sporchiamo a terra perché poi... Mi avete fatto emozionare. Ma se scivola qualche calciatore. Sì. Cioè, se non è un osso, è la maestra. Ma no, la maestra è fessaria, la maestra recupera. Ma ammettiamo che scivoli, chissà, un calciatore della Regina, mentre sei involato per fare il gol. Come facciamo? Da quando a quando? E c'è. Pace, la pace, la pace. La pace, giusto? La pace. La pace. E Mimmo aveva... La solidarietà prima. E la pace soprattutto. Ognuno perché di ha detto... noi deve contribuire per aiutare chi non può. Certo, assolutamente, questa è una grande cosa che ha fatto la scuola. Mira a questo. Sì, però ha fatto un discorso Mimmo prima, ha detto, ma un attimo che spengo qui, mi chiamano dai call center, ha detto spendono troppi soldi per le armi. Un giusto. Po' di questi soldi invece potrebbero benissimo andare allo sport ed aiutare i bambini che ne hanno bisogno. Ma perché un po' e non tutti? Cioè tutti sarebbe ottimo, però è impossibile. Un po' di armi ci vogliono nella vita, no? No, assolutamente. Oh, io faccio ricaido perché lui ha voluto dire questo, o no? No, ma Nasone è tutto. Nasone è tutto particolare. Grazie. No, io ce l'ho a dire perché fece un bello discorso. Però perché un po' di soldi per lo sport e non tutti per lo sport? Salve. Grazie. No, non mangio, io essendo spirito non mangio mai. Io mi nutro di... Di aria. Bravo. Grazie. Dov'è Mimmo Nasone? Mimmo Nasone? Allora, troppo rumore. Come mai questo rumore? E perché dobbiamo fare sentire la voce dei bambini, dei ragazzi? A proposito, come te la faccio una domanda qui? Hai detto che bisogna mettere un po' di soldini per investire nello sport, nei valori, giusto? Nello sport e nell'istruzione. Togliere soldi alle armi, 145 milioni di euro al giorno, è una vergogna. Però hai detto togliamo un poco alle armi. Almeno un po'. La va a calciare tutti. Siamo perfettamente d'accordo, ma si inizia dal poco, un poco alla volta. 1 milione di euro al mese basterebbe. No, perché quando ho sentito ho detto io, ma forse Mimmo cacchi no, arma perché vuole. Dobbiamo essere realisti, arma assolutamente non servono a niente. Che erano belli. Servono solo per la distruzione. Per la distruzione, siamo d'accordo. Dobbiamo solo costruire. Andiamo a fare i fuochi. Allora io penso che per la stampa che conta ogni tanto rifocillarsi, un rifocillo sarebbe giusto, no? Eh sì, perché stiamo squagliando. Sistematevi che dobbiamo riprendere. Ci voleva, almeno l'amministrazione comunale avrebbe dovuto. Però l'amministrazione comunale la vedo corroborata e ben passata. Ho capito, però. Signora amministratore, si stava lamentando che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto pensare per la stampa che conta a un rifocillo.
Ora provvediamo subito. Ah, vedi com'è attenta alla bruciazione, che tu l'hai criticata la no, mia. No, io non mi permettevo di criticare. No, però. stavo scherzando. Zannia, no, sto scherzando. Ci predisponiamo 2 minuti. Ben venga questo caldo. Ah, ben venga l'estate. Già è estate al Granillo, ci sono i bimbi. E quando ci sono i figlioli è estate piena. Ci sarà la sorpresa adesso, c'è vero? C'è la sorpresa, Alfredo. È il nuovo presidente della Regina. Che... Basta. La sorpresa. Oh! Hai richiesto. Guai a occuparla male in l'amministrazione comunale, per mia ponno fare fossa ancora. Perché pure la città Merolla. Sì. Sì. Sopra. No. Ponno fare pure fossi, lascio fossi, lascio due sì ponno fare. No. Da ponno. Fare fossi. Perché su id che fanno i soldi? Secondo me. I notti. Grazie, grazie. Io allora ragazzi, ovviamente si canta rimanendo efficienti. Ciascuno ai propri posti. Guai a al mio via vi alzate in piedi. Chi è? Non è 5, però 4, 3, 2, 1, tutti in chi piedi. Entra? Chi entra? Signori docenti, tutti in piedi. Chi è? Cioè, tutti in piedi pure. Sì. Vedo uno scudetto amaranto. Vedo uno scudetto amaranto e un brizzolato bianco che è la, un brizzolato bianco che è l'accompagnatore. Il brizzolato lo conosco da tempo. Gentaglia ragazzi, gentaglia del brizzolato. Ecco, possiamo andare. Ecco il brizzolato lo conosco da tempo, stavo dicendo, purtroppo per me. Buongiorno. Buongiorno, lei ha accompagnato o è lui che ha accompagnato lei? È lui che ha accompagnato, ci siamo accompagnati a vicenda. Perfetto. Senti, scusi, sei tu che hai accompagnato lui o lui ha accompagnato te? No, io o lui ho accompagnato. Se ha bisogno, sì. C'è bisogno, infatti effettivamente aveva bisogno. Tu bambino vai a posto, bambino vai a posto. Bambini. Ciao, buongiorno. No, no, devo, no, devo chiedere a loro. Non può fare niente. Qualche una dichiarazione? No, 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 non può fare niente. No. Siamo qua per i bambini e per un giro di bambini, ragazzi. Puoi parlare, no, puoi parlare un'altra. Non può parlare con nessuno. Dell'evento. Dell'evento parla lì. E lui non può parlare. Pure a casa non può fare. Cioè lui va a casa, gli dicono vuoi mangiare. Vi chiedo scusa ragazzi. Grazie comunque. Dell'evento, parla lì. Colombi non può parlare. Ciao
l'emozione va. Non può parlare. Come dicevamo all'inizio, questa bella sorpresa del portiere della Regina, che rappresenta un po' tutta l'anima e tutto lo spogliatoio della squadra, il presidente, lo staff, tutti quanti. Il campionato è finito, onorato, hanno sudato, hanno combattuto fino alla fine, forse potevamo andare anche più avanti, però è andata bene così. Noi vi diciamo grazie, insieme ragazzi. Al mio tre diciamo un forte grazie alla Regina. 1, 2, 3, grazie! E diamo la parola subito a Simone. Sì. Ciao a tutti. E innanzitutto siamo noi a dover dire grazie a voi, perché il vostro sostegno, dai tifosi più piccolini come voi a quelli un po' più grandi, si è sentito per tutto l'anno. Nei momenti belli, nei momenti brutti, e per noi è stato fondamentale, perché non sentirci mai soli è il primo passo per poter poi vincere. E quindi intanto un grazie grosso a voi. E poi sono emozionato di essere qua, perché insomma ho aperto io l'anno a cos'era, fine settembre, inizio ottobre? 17 ottobre. E chiuderlo tra l'altro in quella che è un po' la mia seconda casa, fa piacere, è bello, spero che sia stato un anno positivo per tutti voi, che vi abbia fatto crescere, sicuramente non sarà stato facile, però è bello ritrovarvi qua, tutti insieme, festeggiare, perché alla fine è insieme che le cose vengono meglio, con gli amici, con i familiari, e in una giornata così, in uno stadio così, insomma fa ancora più effetto. Quindi complimenti a tutti e grazie ancora. C'è una richiesta, caro Alfredo. Non può parlare. Le mie colleghe ti vogliono dare un bacio. Lui di solito prende 10 euro, 8 euro. No, 8 euro. Uno per tutti, dai. Mariangela, dai. Mariangela. Un applauso a Mariangela. Ok. Vai. Una bella foto, sì. La dirigente. Vai là, dirigente. Vai, dirigente, forza. Vedete che belle cose che ha detto Simone, si conquistano i traguardi insieme, mai ognuno per fatti suoi, insieme. Nel frattempo diamo la parola anche a un altro gradito ospite che rappresenta la Regina Calcio, il dottore Ferdinando Ielasi, capo ufficio stampa della Regina. Un applauso forte. C'eravamo salutati, ci eravamo lasciati tra virgolette ad ottobre, noi eravamo stati colpiti, eravamo rimasti veramente entusiasti del vostro sostegno e dell'affetto con cui ci avete accolto. Avevamo invitato i bambini che, come diceva prima Simone, sono la linfa vitale, sono la forza della Regina, di questo territorio, sono il presente e il futuro, a non disperdere quell'entusiasmo, a mantenerlo. Oggi siamo qui e vediamo che quell'entusiasmo meraviglioso, quell'affetto è addirittura triplicato. In più c'è anche questa iniziativa, questo sostegno meraviglioso al reparto di neonatologia del GOM. Quindi noi siamo veramente felici di essere qui e vi facciamo i complimenti, perché quello che state facendo oggi è un inno al futuro, è un inno alla speranza ed è un inno alla vita. Quindi veramente grazie a tutti voi e complimenti. L'omologa, un grazie di cuore a Ferdinando. L'omologa non vuole parlare di questo, non vuole parlare né dell'omologa né del nuovo presidente. Grazie di cuore a
Maurizio D'Agrano, complimenti. Noi la regina la portiamo sempre nel cuore. E non per lei, per noi. E il bilancio comunque della scuola quest'anno è stato positivo al massimo, è lo stesso anche della squadra, perciò ad maiore sempre. Siete stati bravi, vabbè, sono stati bravi. Via il gol. E con va bene, Colombi, dottore Musolino, dottore, io vado via adesso. Io la saluto, la ringrazio perché ogni volta che mi invitate, ciao Melina, ogni volta che mi invitate a riprendere sorriso. Il scolastico è terminato con il botto, la grande per il Carducci da Feltre, è veramente stata una bellissima festa, è stato anche Simone Colombi, sicuramente una festa del Carducci, della scuola ma della città. Quindi, e poi con la solidarietà abbiamo veramente hanno fatto qualcosa di straordinario. Grazie a te, allora, con la telecamera adesso chiudiamo il servizio perché con la scuola termina qui l'anno scolastico, l'anno della regina è già terminato ma è già ricominciato e io allora chiudo il servizio con la telecamera che bacia il terreno.